Ma poi che spettacolo è svegliarsi qua davanti. Amici, buongiorno, buongiorno e bentornati alle isole Lofoten. Grande dormita, ci siamo svegliati tardissimo, alle 9:30, una roba assurda così, perché il sole veniva da dietro la montagna e quindi per noi era ancora abbastanza ombra per dormire. E oggi ci spostiamo più verso la terraferma, credo che dormiremo sempre nel Lofoten, ma molto più verso la terraferma, e per poi, insomma, domani ripartire in direzione Capo Nord, mentre oggi comunque vedremo ancora queste isole in quella direzione. Quindi benvenuti in questo nuovo video. Sì, ma non bisogna mica rifare il tunnel sotterraneo. C'è le pecore. È pieno di conchiglie questa spiaggia. Non so se mi sentite, è pieno di conchiglie. Io però voglio provare a mettere i piedi nell'acqua e sentire quanto è fredda. Non mi sento. Assurdo. Ok, può bastare. Sei già abbastanza così, vedi? Dopo chilometri e chilometri di nulla cosmico sull'FM c'è il radio Bo. Da da da. Scusi per Bo? Ma che... Vabbè. Siamo arrivati a Henningsvær nelle Lofoten, che secondo la guida la Lonely Planet è la Venezia delle Lofoten. Sono dubbioso. Sì, sono dubbio, l'hanno detto forse in modo un po' ironico, perché ci sono un sacco di gallerie d'arte e poi ci sono queste casine rosse tipiche. 20 euro, 7 euro. Baccalao. Qui in merluzzo siamo baccalao. Cosa un po' brutta è che ci stiamo abituando alle cose belle, che non è mai un bene. Nido di cicogna. Questo è il vero posto. Ah, no.
cantante. Shuffle and Bold. Shuffle Bold. Una cosa particolarissima che c'è qui in Norvegia, o meglio che non c'è, è il latte a lunga conservazione. Non siamo riusciti a trovarlo in nessun supermercato e il latte che ti vendono deve essere conservato tra 0 e 4 gradi. E il nostro frigoriferino da macchina non ce la farà mai, probabilmente neanche arrivare a 4 gradi. Quindi il latte che abbiamo comprato l'altro giorno ovviamente è scaduto, è diventato tipo uno yogurt acido. E ora ne abbiamo preso un altro, abbiamo proprio chiesto la commessa e non ce l'hanno. Non capiscono neanche la domanda. Non capiscono la domanda, cioè ti portano a un latte vegetale, tipo quello di soia, così. Perché ho detto, no, guarda, voglio il latte. E quindi c'è qualche nostro amico vegano che sarà felice di tutto ciò, vero? Massimo piazzola smincia. Credo sia importante far notare, capire ai cari cittadini scandinavi che chiamare una pizzeria Milano, ovunque essa si trovi, non ha senso, è sbagliato, capisci? È la seconda che troviamo. Allora io apro un ristorante di cacciucco e lo chiamo Catanzaro, va bene? Comunque siamo arrivati a Svolvær, o Svolvær, che è un po' la città grande delle Lofoten, o Lofoten, e è verso la fine del Foten, cioè nella parte più verso terra, e infatti è abbastanza meno turistica. Insomma, qui a Svolvær, o Svolvær, Svolvær, non c'è nulla di interessante. A fabbrica della birra Lofotpils, che comunque la birra qui è anche altra cosa, che costa uno sfacelo di soldi perché probabilmente hanno dei problemi con l'alcol e quindi c'è un sacco di tasse. Una birra al supermercato tipo ti costa addirittura 2,50 euro, 3 euro secondo come, quindi vabbè, 2,50 euro, quelle che costano poco, quelle che costano poco. E quindi niente, siamo qui in questa cittadina che elemosina turisti, ma non è turistica, e andiamo in campeggio a svaccarci. Abbiamo appena oltrepassato una galleria di 3,3 km sotto l'acqua del mare, cioè noi siamo passati dentro il mare con una galleria. Cioè voi siete... cioè io il terrore fino ad oggi non sapevo cosa fosse, ok? Siete dei pazzi e ne dovremo fare una lunghissima, forse di 10 km per andare a Capo Nord, all'isola di Capo Nord. Questo lo sapevi, Marti? L'hai detto 3 o 4 volte. Già. E guardate che vista. Cosa? Un magazzino tutto sgarrupato, mi sembra di essere a casa. Che bello. Aperitivo, ieri alle Lofoten ci siamo comprati questo patè, eccolo qua, fatto di scatoletta di gatto sostanzialmente, ma in realtà assomiglia al caviar, che ancora non vi ho fatto vedere un assaggio del caviar che ho comprato l'altro giorno, ma è buonissimo, però è una versione raffinata di questa, sa di gatto, già di cibo per gatti. Comunque me lo mangio. Sa di costoso. E ora ci mangiamo la pasta però. Cari amici, siamo giunti in un luogo ameno. E questo campeggio che per raggiungerlo abbiamo fatto 1,5 km di sterrato. E infatti c'era scritto su Google che era fuori dai circuiti turistici. E effettivamente, a parte che c'è veramente pochissima gente, ci hanno dato l'elettricità. Un luogo sperduto col wifi che va
fortissimo, capito Italia? Va fortissimo in un luogo sperduto il wifi. E ovviamente, vabbè, il bagno, tutto quanto, per 15 euro. E c'è un silenzio incredibile. Sentite. Non una macchina, nulla. Ci vediamo nel prossimo video, iscrivetevi al canale, mettete mi piace sotto questo video e commentate, iscrivetevi al canale, poi iscrivetevi al canale e poi nel caso potreste iscrivervi al canale. Ciao!